Arriva dall'azienda ospedaliera Marche Nordi il punto sull'esperienza maturata durante le precedenti ondate di pandemia sanitaria da coronavirus, preparandosi al futuro, mettendo in campo nuovi strumenti di tracciamento e clinico-diagnostici, approcci terapeutici innovativi sperimentali applicati nelle diverse fasi della malattia e modelli organizzativi strategici che consentano di rimodulare l'offerta clinico-assistenziale in un'ottica di rete e di integrazione tra ospedale e territorio. Il tutto ad oltre un anno e mezzo di convivenza con il Covid, in uno scenario epidemiologico apparentemente sotto controllo ma incalzato dall'imprevedibilità delle varianti. Di questo si è parlato nel convegno di mercoledì 14 luglio dal titolo Covid-19, la scienza al letto del paziente. Un appuntamento importante per l'intero sistema sanitario regionale. Un anno e mezzo di pandemia, oggi si fa il punto sia dal punto di vista medico-sanitario che dal punto di vista dell'approccio che è cambiato, un approccio sicuramente importante, un grande impegno da parte di tutti voi. Sì, un approccio multiprofessionale e multidisciplinare, tant'è che oggi ci sono tanti professionisti del sistema sanitario regionale, oltre che un docente della Sapienza, che faranno il punto su quelli che sono stati questi 18 mesi di Covid. Quindi un approccio di tipo proattivo, per essere pronti per un'eventuale quarta ondata, insomma. Speriamo di no. Qual è la situazione ad oggi e quanto è importante ancora tenere alta l'attenzione? Nel nostro ospedale in questo momento abbiamo ricoverati ancora 3 pazienti, di cui 2 in rianimazione e 1 in malattia infettiva. L'attenzione è alta, tant'è che da oggi abbiamo messo in campo il nuovo test salivare. Praticamente si tratta di una provetta che racchiude un lecca-lecca. Il paziente lo mette in bocca, lo tiene per un minuto, lo passa tra la lingua, tra le guance e i denti, dopodiché si riprende e si rimette nella provetta e così viene spedito al laboratorio per essere analizzato sulla stessa attrezzatura su cui si analizzavano i test oro-naso-faringei. Assessore, oggi un appuntamento importante, un anno e mezzo di pandemia, ma ovviamente è importante anche fare il punto della situazione ad oggi. Qual è la situazione in regione? Sì, è un appuntamento importante anche perché ci dobbiamo preparare a evitare quello che è successo nell'autunno scorso. Quest'anno abbiamo i vaccini, speriamo che ci sia una copertura la più ampia possibile. Questa variante Delta crea tutta una serie di problemi per le persone che non sono vaccinate e naturalmente anche per il servizio sanitario, perché la sanità ci serve per curare le persone che hanno anche altre patologie come le patologie oncologiche, neurologiche e cardiopatiche. Quindi speriamo che non ci siano persone che inconsapevolmente siano non solo vettori della nuova variante, ma soprattutto incubatori di nuove varianti che possono essere resistenti ai vaccini. Per quanto riguarda invece la classificazione delle regioni per il rischio? C'è una proposta alla conferenza dello Stato-Regioni e tra regioni per chiedere allo Stato che questo indice di pericolosità sia individuato non sulla base delle persone positive, bensì sulla base delle persone che sono ricoverate negli ospedali. Vedremo che cosa succede nei prossimi giorni. Dottor Frausini, oggi è un momento importante anche per capire quanto è successo in questo anno e mezzo. Ad oggi ci troviamo sicuramente in una situazione cambiata, ma lo ripetete ovviamente ogni giorno, ancora occorre tenere alta la soglia dell'attenzione. La situazione è assolutamente sotto controllo, ma non è finita la partita. Dobbiamo tenere le antenne ben alte per non cadere in spiacevoli ricadute. Oggi parleremo dei farmaci, ma parleremo anche degli aspetti organizzativi estremamente importanti. La clinica senza una buona organizzazione non vincerà mai. Ecco, a proposito di farmaci, l'approccio al Covid è cambiato dagli inizi per arrivare sino ad oggi, sono tante appunto le cose che si possono fare. Lei parlerà proprio del ruolo dell'eparina. L'eparina è un farmaco straordinario che noi abbiamo impiegato sia da un punto di vista anticoagulativo, ma ci ha sorpreso perché ha dimostrato delle azioni anche di tipo antinfiammatorio ed anche di tipo antivirale. Importante tenere la soglia dell'attenzione alta, ma importantissimo è anche la vaccinazione. Ricordiamoci che a settembre riaprono le scuole e se i giovani non si vaccinano io ho qualche paura sulla riapertura delle scuole. Sappiamo anche che c'è questa variante Delta che non ci deve spaventare più di tanto, ma ci deve far capire che la vaccinazione è importante perché la variante Delta è coperta dalla vaccinazione completa neanche da metà vaccinazione.